Benvenuti ragazzi a questo primo video della Lone Wolf 92 Serie A. Come primo avversario oggi abbiamo Giallu XY, che sto invitando alla partita in questo momento. Aspettiamo che accetti. Lui dovrà utilizzare per forza l'Udinese, proprio perché ieri la Lazio ha giocato contro l'Udinese. Quindi andiamo subito a fare le formazioni. Ok, il mio modulo è come sempre il 5-3-2 con in porta Marchetti, con Conco esterno destro e come difensori centrali Siani, Diaz e Radu, e con Lulic esterno sinistro. I tre di centrocampo saranno Candreva, Ledesma e Hernanes, e le due punte Klose e Ederson. Diciamo che è proprio la stessa skill del Real Madrid. Ma andiamo subito in campo. Ok ragazzi, iniziamo subito dal 14° minuto e possiamo vedere che ho appena guadagnato una punizione. Decido di farla calciare a Hernanes. Vediamo. Niente, una mozzarella parata da Berkic facilmente. Adesso vediamo cosa succede. Andiamo un po' avanti la partita. Ok, riprendiamo subito la partita e vediamo che l'Udinese fa un'azione pericolosa. Cioè? Calcio di rigore. No, dai, veramente. Nel frattempo Radu si mette le mani ovunque, tra i capelli, quelli che ha, che gli rimangono. Ma dov'è il rigore? È scandaloso. Cioè ragazzi, guardando il replay, vedi che io ho la palla con il giocatore lì. Radu ha sparato addosso da solo, non lo so perché. Spacca tutto l'attaccante dell'Udinese, arriva l'arbitrello col ditino e così, calcio di rigore, ciao. Complotto fatto alla Lazio e sicuramente faremo causa all'arbitro. Però veramente una cosa scandalosa, mai visto un rigore del genere. Andiamo direttamente sull'altro fronte, nel frattempo con Ederson che si guadagna il calcio d'angolo. Batte Candreva. Hernanes un po' di trick, supera un po' di giocatori qua e là e c'è il pareggio subito, meno male. Il profeta la mette dentro. Questo è dedicato all'arbitro, credo. Ma passiamo direttamente al 55esimo, dove Giallux ha due palle veramente pericolose. Prima con non so chi e poi dopo con Muriel, che con una mezza rovesciata stava per buttarla dentro, ma meno male che c'era Marchetti. E poi passiamo direttamente poi al 66esimo con una grandissima giocata sempre fatta da Giallux, che con Michael Swell mi dribbla benissimo il difensore e tira una fiondata sul primo palo. Veramente un bel gol. Ma adesso andiamo avanti con un mio contropiede con Klose, che sulla fascia si dribbla Benatia. Poi rientro, la passo dietro per Hernanes come sempre, dribblo a caso, tiro a caso. E c'è il gol, Cristian Ledesma, questo è un gol di grande abilità. Notate che tecnica nel fare questo gol bruttissimo. E va bene così. Adesso vediamo la gran giocata di cosa? Si passa la palla da solo. Questi sono i giocatori che ha la Lazio. E intanto andiamo con l'ultima azione della partita. Palla a Klose che dribbla il difensore e tira lo scarpino in porta. Non vede proprio il pallone e finisce qua, due pari. Bellissima partita, davvero. I miei giocatori festeggiano, non so cosa, però va bene così. Se sono felici loro, siamo felici tutti. Volevo ringraziare Giallux per la disponibilità, per aver giocato questa partita. E vi ricordo che qui sotto ci sono la mia pagina Facebook, il Twitter del mio sito. E come sempre ci vediamo la prossima settimana con Lazio-Juventus.